Anche in questa, che è la penultima puntata di Vini e Sapori di Liguria, abbiamo deciso di far tappa in un altro stabilimento balneare con annesso ristorante. Parliamo dell'Alta Marea, la spiaggia d'oro di Imperia Porto Maurizio, una struttura che risale ai primi del secolo scorso, che contempla la palazzina Liberty, adibita in quel periodo a sala da ballo, ristorante, bar e annesso servizio docce. Lo stabilimento è stato oggetto di interventi di manutenzione negli anni 70 e successivamente, alla fine degli anni 90, furono restaurate le parti esterne. Oggi la palazzina viene aperta solo in particolari ricorrenze e per manifestazioni importanti. Entriamo dunque nella cucina dell'Alta Marea, dove incontriamo lo chef Giorgio Pario. Buongiorno, chef. Buongiorno. A che tipo di piatti ha pensato? Perché sono due piatti oggi, giusto? Esattamente, un antipasto e un primo. L'antipasto è un gazpacho, abbiamo ripreso una ricetta spagnola, l'abbiamo fatta nostra, visto che abbiamo degli ingredienti liguri, e il secondo abbiamo un tagliolino all'ortica con scampi e gamberone crudo di Reglia. Bene, allora, quali sono gli ingredienti del gazpacho? Abbiamo i peperoni, il basilico, la cipolla rossa, i pomodori cuore di bue, il peperoncino, l'olio d'oliva extravergine, lime e aglio. Beh, e poi naturalmente i calamari. Possiamo passare alla preparazione? Sì. Allora, si preparano, si pulisce tutta la verdura, si tagliano tutti, si frullano. Poi, una volta frullati, bisogna passarli col collino, lasciarli in frigo più possibile, cioè 3-4 ore, da poi servirlo freddo con un calamaro spadellato in padella. Semplicemente spadellato con sale e olio, basta così. Non ci resta che impiattarlo, chef, allora. Certo, allora iniziamo a metterlo nel piatto, la base frullata, che poi è rimasta un po' di tempo nel frigorifero. Quindi è bella ghiacciata, possiamo, esatto, anche dirlo. Poi semplicemente prendiamo i nostri calamari spadellati, li mettiamo sopra. Poi a piacere uno può metterci un crostino, un po' di basilico, un po' di verde, assolutamente, non può mancare, e un giro d'olio, e il famoso giro d'olio, ecco qua il piatto. Sicuramente servito. Un piatto decisamente estivo, non ci resta che trasferirlo, diciamo, nella veranda, dove cercheremo il giusto abbinamento con un vino del territorio. Eccoci, Ivano, che meraviglia, un gazpacho rivisitato alla ligure. Lo hanno chiamato gazpacho giusto perché lo ricorda tantissimo, però in realtà è una rivisitazione di un piatto ligure con una storia diversa, cioè è veramente il condiglione. Sì, ha mantenuto, diciamo, il gelo, perché in fondo è un piatto freddo, no? È un piatto unico, se vuoi, ovviamente magari in proporzioni più elevate, se con un po' di pane, di crostini, eccetera, a pranzo, all'ora di pranzo, mangi questo piatto e sei a posto. Poi è un antipasto, ma può essere un piatto unico. Esattamente, quello che dicevo io. È un antipasto che, siccome richiama il rosato per tutta la sua complessità. Ecco, perché richiama il rosato? Cioè è una scelta obbligata? Allora, tu non l'hai assaggiato, l'hai visto, lo hai ammirato e basta. No? Io che l'ho assaggiato ti giuro che è una bella sostanza di sapori, cioè qua veramente esplode in bocca questo piatto. Quindi abbinare un vino a questo piatto diventa abbastanza complicato. Ho scelto un rosato un po' per assonanza di colore, e questo non vuol dire nulla. E perché comunque è da frigo anche il vino. È da frigo anche il vino, perché è un vino che va servito alla stessa temperatura di un bianco. Ma che cosa volevamo dire? Che questo vino ha, prima di tutto, la parte tannica, che è quella del rosso, perché questo è un rosato, o meglio, è una vinificazione in bianco di un rosso. Cioè, uve ormeasco appena pressate e fatte fermentare solo in mosto. Stiamo parlando del nostro ormeasco, cioè che tra un vino che per me è estivo per eccellenza. Bene, allora adesso non possiamo fare altro che ritornare in cucina, dove lo chef ci sta aspettando e dove preparerà il primo piatto. Quindi noi ci rivediamo tra poco per fare un secondo abbinamento. Però prima di concludere, ormai è consuetudine, vince il vino o il cibo? Guarda, qua stavolta se la... Il match non è pari perché vince il piatto, perché è talmente ricco di sapore che è difficilissimo trovare un vino che lo riesca. Diciamo che
vanno a pari se bevi due sorsi di vino, ma al primo sorso non riesci. Ed eccoci nuovamente in cucina con lo chef Giorgio Pario per dare inizio alla seconda preparazione. Parliamo di un primo piatto, chef, a sì. base di che cosa? Di ortiche e pesce, naturalmente, scampi e gamberi. Ortiche che servono a? A fare i tagliolini. Quindi per fare i tagliolini ci vuole? La semola, le uova e le ortiche. Dopodiché? Vedono un brodetto, mi passi il termine. Si chiama bisque. Faremo spadellare gli scampi, aggiungeremo la bisque, un po' di vino bianco, un po' d'olio e alla fine anche i pomodorini. Mi perdoni, scampi e gamberi, c'è un motivo preciso? Scampi e gamberi, esattamente, lo scampo sarà cotto in padella, mentre invece faremo una tartare, chiamiamola così, di gambero e la metteremo alla fine sul tagliolino. Quindi due ruoli ben distinti che servono veramente ad arricchire il piatto. Benissimo, gli ingredienti li abbiamo conosciuti, passiamo alla preparazione. Si utilizza per i tagliolini della semola di grano duro, delle uova, delle ortiche e si impasta tutto. Si spadella lo scampo con un po' di scalogno e alla fine si mette un po' la bisque di gamberi, il vino bianco, alla fine i pomodorini che non tocchino il calore e faremo una chiamiamola tartare di gambero per mettere sopra il tagliolino. Possiamo passare all'impiattamento, chef. Mettiamo il tagliolino, poi aggiungiamo lo scampetto ed infine prendiamo il nostro battuta di gambero, possiamo chiamare così? Schiacciata di gambero d'Oneglia. Esatto, aggiungiamo un po' d'olio, eccolo qua, e il piatto è finito. Perfetto. Dunque il piatto è pronto, ritorniamo in veranda per cercare il giusto abbinamento con il vino. Questa commistione tra gambero d'Oneglia messo crudo sul tagliolino e lo scampo invece è stato cotto assieme. Sì, lo scampo è stato saltato. Ma quello che lega tutto è poi anche la bisque, che voglio dire è una delle salse base della cucina, è fatta con gli scarti del gambero sostanzialmente, poi rivisitata, lavorata, non lo spiego oggi, non lo devo spiegare io, ma pensate solo con le teste del gambero quanto sapore riesci a dare. Qua tutto questo sapore è stato diluito, scusate io uso sempre questa parola giusto per far capire nell'amalgama che si va a espandere il sapore con la parte diciamo della farina, dell'amido della nostra pasta che però è arricchita da che cosa? Dalla parte erbacea, fresca e saporita delle punte di ortica, che questa pianta che è tanto terribile se ci finisci dentro, ma è tanto saporita se la mangi, insomma. E questa schiacciata di gambero d'Oneglia messa lì sopra? Gambero d'Oneglia, qua dalle nostre parti, è cosa dire, sicuramente è un principe, se non un grande re, per cui i ristoratori o gli chef ancora di più cercano sempre di poterlo sfruttare malgrado i costi perché è proibitivo come costi, ma io sono qua per dirti che sensazione dà, giusto? Io ho dato la sensazione di sapore, di erbacio eccetera ed è tutto caldo, okay? Questo gambero preso assieme che è freddo di nuovo ricorda l'estate, cioè è un piatto che il sapore viene mitigato e aromatizzato dalla parte del gambero che dà questa morbidezza e dolcezza che se vogliamo la bisque non è, nel senso che la bisque è un pochettino piccante e l'ortica cotta diventa anche un goccio amara, ecco. Non vorrei esagerare con l'amarezza, però con questo gambero ammorbidisce tutto e fa esplodere in bocca un sapore decisamente interessante. E questo scampo e gambero assieme? Qua siamo di fronte a due... Si mescolano o restano separati? Ma sai, uno è servito per dare la parte, diciamo, sapore nel sugo e l'altro invece è stato dato crudo sopra. Cosa significa? Potrei farti un ragionamento prendendo ad esempio la carne. Qua stiamo parlando di un filetto di alta qualità,
e qua stiamo parlando di una lombata oppure di, non so, di una fetta di reale saporita, straordinariamente saporita, ma non con la finezza del gambero. E a questo punto la scelta non è più obbligata. Ho scelto che cosa? Un Pigato 2017 con un bel colore giallo paglierino, vedi che luce che ha, quindi questa luce significa che ha una buonissima freschezza, una buonissima acidità, questa acidità che nel piatto esce, esalta, e questa volta non aspetto che me lo chiedi, vince il vino. Parliamo di un vino del 17, sì, del 2017, sì. Quest'anno il 2017 ha la forza della sapidità. Sono vini che ricordano tutti il sale, per cui vincono su tanti piatti, ma meno male. Franco Pasquinelli è il nuovo gestore di questa struttura assieme alla sua famiglia da poco più di un anno. Sì, esatto, abbiamo appena fatto il primo compleanno sabato scorso. Il primo anno di attività qua sulla spiaggia. Con quali obiettivi avete accettato questa nuova sfida? Beh, sicuramente è stata una grande sfida, molto impegnativa, anche perché per fare bene le cose noi siamo abituati a seguirle in prima persona sempre, quindi costantemente ci siamo io, mio padre e mia madre che seguiamo l'attività. Quindi resta comunque un'azienda a conduzione familiare, assolutamente, come si dice. Le altre attività che avete. Parlando di questa attività, avete mutato qualcosa dalle passate gestioni? Avete intenzione di fare qualcosa in più? Sicuramente abbiamo dato una rinfrescata al locale, abbiamo un po' sistemato alcune cose, l'abbiamo reso più confortevole. E delle altre operazioni di restyling sono in corso, e anche in questo inverno faremo delle altre migliorie. Dal lato di innovazione, nostra è una cucina semplice, prodotti di qualità, ogni settimana cerchiamo di dare nuove proposte, sia di pesce che di terra, perché comunque seguiamo sempre un po' le tradizioni che sono quelle del ristorante di famiglia, che è Lorenzina di Nava. E Lorenzina Bale, che a quattro passi da qua, sì, possiamo aggiungerlo. Quindi per una struttura balneare come questa avete una cucina, diciamo, di grosso prestigio. Sì, di grosso prestigio, la ringrazio, ma sicuramente è una cucina curata. I piatti che abbiamo visto ci rimandano a questo. Sì, sì. È sicuramente il luogo più informale che Lorenzina Mare. È un ristorante da spiaggia, sicuramente curato, dove ci mettiamo tutta la nostra passione e il nostro impegno. Naturalmente non bisogna dimenticare tutto quello che abbiamo davanti. Quante sdraio, quanti ombrelloni avete? Allora, qua abbiamo circa 270 ombrelloni, quindi il doppio sono le sdraio. E sicuramente una spiaggia, la spiaggia degli imperiesi, ecco, perché questa, le prime file... Ricordiamo che parliamo della spiaggia d'oro. Sono tramandate di famiglie, di generazione in generazione, ecco, la prima fila. E quindi una spiaggia ampia, grande, e, insomma... Siamo veramente contenti di essere qua. E voi siete aperti comunque tutto l'anno? Noi siamo aperti tutto l'anno, tranne un mese, il mese di gennaio, che siamo chiusi, andiamo un po' in vacanza anche noi, perché ci vuole. Ne abbiamo bisogno. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo, e il venerdì e sabato a cena, e quest'anno la novità sarà che dal 15 di giugno al 15 di settembre saremo aperti anche tutte le sere. Quindi anche ristorazione? Sì, quindi dal mattino alle 7, dalla colazione al pranzo, all'aperitivo e alla cena e anche al dopo cena. Quindi raddoppiate proprio i turni anche in cucina? Sì, sì, avremo una nuova squadra, sempre con l'ausilio comunque del nostro chef Giorgio, e proveremo un'altra avventura. Anche oggi siamo giunti al termine, ringraziamo lo chef Giorgio Pario, Franco Pasquinelli del ristorante Alta Marea per averci ospitato, Ivano Brunengo per la sua collaborazione e voi naturalmente per averci seguito. Se vorrete ci rivediamo giovedì prossimo. Arrivederci.